Il Movimento 5 Stelle ha presentato i 29 candidati delle quattro liste provinciali abruzzesi in corsa alle elezioni regionali di marzo a sostegno di Luciano D'Amico. La maggior parte dei candidati delle liste proviene dalla società civile, anche se ci sono nomi già noti. A Pescara, in una sala consiliare gremita, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Castaldi ha fatto da padrone di casa e i singoli candidati si sono presentati brevemente alla platea. È arrivato anche il candidato presidente della coalizione Patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico, tutti concordi nel ritenerla la persona più valida per il ruolo di presidente. Liste che si caratterizzano per cose, soprattutto per quali persone? Beh, sono cittadini, così come dai nostri primordiali inizi, sono cittadini prestati alla politica che hanno messo a disposizione la propria competenza per il programma del Movimento 5 Stelle, che è il programma base di una coalizione che mira a ribaltare le sorti e le modalità di governare della regione Abruzzo. Che campagna elettorale sarà? Ma credo che sia una bella campagna elettorale perché abbiamo da una parte un candidato presidente molto molto forte, bravo, preparato eticamente, di alto livello, è l'ex rettore dell'Università di Teramo, quindi notevolmente superiore all'altro candidato governatore. La destra ha fatto delle liste con tutti i portatori di voti per superare questo gap. Sta a noi, ecco, lavorare bene sui territori, far valere la forza dei nostri candidati. D'Amico, oggi la presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle a suo supporto. Come vede il Movimento 5 Stelle all'interno della coalizione che l'appoggia? Straordinariamente bene, in una posizione assolutamente centrale. Nel campo dei progressisti non può mancare il Movimento di 5 Stelle, non può mancare per la sua storia politica, non può mancare per gli ideali che ha sempre sostenuto e che sostiene, non può mancare per la sua capacità progettuale sia nella predisposizione del programma di governo, sia per tutte le energie e le risorse che vorrà mettere a disposizione per poter dare a questa regione un governo che merita, per poter realizzare il progetto di trasformazione della regione Abruzzo, per fare in modo che la regione Abruzzo torni ad essere una terra di opportunità. Professore, non posso non farle questa domanda, il sondaggio di Fratelli d'Italia. Ma io lo firmerei volentieri dal notaio oggi stesso quel sondaggio perché con una certa, come dire, disattenzione nel nostro raggruppamento vengono dimenticate due liste. E poiché quelle liste, per quanto le volessimo prudenzialmente valutare in termini elettorali, non su valori, come dire, altissimi, appunto molto prudenti, ci avrebbero consegnato con quel sondaggio già la vittoria. Mi stupisce che ci siano queste superficialità nel calcolare, nel fare dei conteggi che, ripeto, per quanto mi riguarda, sarei pronto a sottoscriverlo davvero dal notaio oggi stesso.